l'Università d'Estate a Soveria Vannelli, Vittorio Sgarbi di nuovo qui in questo paese, gli obiettivi di questo programma. Il 1989 è stato un anno molto importante perché è caduto il muro di Berlino, ma in quello stesso anno è caduto un altro muro, meno importante e meno noto, però per noi enormemente significativo. È caduto il muro di Soveria, nel senso che il nostro comune, un piccolo comune dell'Italia estrema, nelle aree interne del Mezzogiorno, è riuscito a capire, grazie a Vittorio Sgarbi, che la strada per il riscatto era quella della cultura. E il ritorno di Sgarbi a Soveria Vannelli conferma l'importanza della cultura per cambiare, per dimostrare che un sud diverso è possibile. Un resoconto su questa Università d'Estate. Molto importante, molto concreta. Paolo Dubini dell'Università Bocconi di Milano ci ha detto come sia importante promuovere le risorse del territorio e quindi realizzare una rete di musei di impresa. C'è la Robettino, c'è la Camillo Siriana Arredamento, c'è il Lanificio Leo e tante altre attività. Così come poi il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, la città che è capitale europea della cultura per il 2019, con la quale realizzeremo un protocollo d'intesa. E poi Vittorio Sgarbi, che non ha bisogno di presentazioni e grazie a lui realizzeremo delle iniziative culturali di livello nazionale e internazionale. Poi Massimo Brai, che è il direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana della Treccani, per promuovere la lettura nelle scuole e in tutta la città, perché per ricostruire la democrazia bisogna ripartire dalle parole.